Signori miei, 44esima parte di Watch Dogs 1. Piazzare una cimice, ma è dentro sto baraccopoli qui? Eh sì, raga. Che bel posticino, proprio la Watch Dogs. Anche un po' cyberpunk, eh. Ma mi è costato una fortuna, cazzo. Atto 2. Atto 2, ragazzi, lunghissimo, sono 15 missioni. Spero che Bad Bug ce la faccia. Gli sto dando fin troppa fiducia e non so se è all'altezza. Ma ora solo lui può farmi entrare. Spero di non ammazzarlo. Poveraccio, perché dovresti? Va bene, allora usciamo di qui. Ho capito che missione è, ragazzi. Vai in posizione e controlla Bad Bug, ho capito. Allora, ecco qua il famosissimo Rossi Fremont, se non vado errato, 90 metri raggiungi. Comunque, di Rossi Fremont si tratta. Vicino al segnale di Bad Bug. Se perdiamo il contatto, quello va nel pallone. Direi intanto che devo tenerlo. Si può fare questo. Oh. Merda. Oh. Oh, buono. Buono. Non ho avuto tempo. Oh, cazzo. Spero che non sia quello. Zitto. Dai fastidio. Ha preso. Ma è quello che penso io. Fanculo. Ehi. Ah. Cazzo, uno di noi a terra. Anche due. Oh. Cazzo che ti fuggirà. Vedrai? Adesso come esplodi? Boom. Attenzione. Dai, vabbè, dai, easy ragazzi. Super easy. Me ne vado. Tranquillo, fra. Non volevo te. Ok, sblocchiamo la situazione. Sei pronto? Sì. Tu dove sei? Molto vicino. Vai. Il mio dito è sempre pronto sul tasto play se provi a fregarmi. Ovvero ammazzarti. No, no, com'è ciccione, oh. Che c'è sul piano di? Non lo so, amico. Stanze. C'è una stanza in cui... È bello. Tu oggi ci entrerai. Non esiste. No, non posso. Senti, lì c'è una specie di porta di sicurezza. La creiamo noi. Basta avvicinare il telefono. Entrerai in quella stanza. Non sono una spia. Io odio i poliziotti. Ma è... Anch'io. Io non lo sono. Va bene, allora. Sto cagando sotto. Telecamera. Bene, e muoviti quando te lo dico. Ci penso io. Ok, ok. Dove va lui? Di qua, immagino. Ok, ora. Vai. Sì. Vai, vai. Non voglio farlo. Ok, okay, buono. Muoviti, corri. E qui ci siamo. Cazzo! Calmo. Quanti anni hai? Vai qua. Ne ho 19. Cristo. Non t'ha visto, 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 non t'ha visto. Nonna dice che sono sempre stato grosso. Beh, nonna tutti i torti non ce li ha, eh? Ok, allora, ti devo spostare qua. Adesso. Sì, sì. Vaffanculo! Cazzo! Ok, buono. Checkpoint preso. Adesso c'è il problema di lui.
Dove lo muoviamo? Ho capito dove muoverlo. Qua. Mitchell. Dai, dai. Va bene. Fa attenzione. Perché bazzichi con queste teste di cazzo? Sono la mia famiglia. Oh, così credevo. Chi se ne frega? Non è affatto. Tu hai famiglia? Sì. Figli? No. Qua non c'è nessuno? Chi lo sa? Merda. Muoviti. Non farmi ridere. Già, è meglio di no. Ok, c'è quello là in fondo. Fare attenzione. Muoviti. Intanto lo muoviamo qua. Sì. Vuole tanto poter sbloccare questa porta, ma vabbè. Allora, prima cosa è aspettare che lui se ne vada per posizionarlo qui. Penso sia l'unica soluzione possibile. Ok, adesso. Ora, vai. Ok. Non voglio farlo. Non vuoi farlo, ma devi farlo. Allora, è il momento di attirarlo. Checkpoint l'abbiamo preso. Che cosa succede? Vai. Allora, di qua. Di qua. Non ne vale la pena. E muoviti lì. Vai. Va bene. Veloce. Ok. Buono. Ascolta, ci stai invitando. Tu devi farlo. Solo Iraq può entrare. No, nasconditi laggiù. Che se quello viene fuori son cazzi. Nasconditi lì. Ok, ok, bene. Vai. Verso il tuo obiettivo. Dritto. Perfetto. Allora, siamo dentro. Il computer è di là. E tu perché lo fai? Non è il tuo mondo. È complicato. Abbiamo tutto il tempo. Complicatissimo. Infiltrati. Ok. Voglio risposte. Non è così. Cazzo. Speriamo che una volta che magari mi scoprono, non lo fanno secco sto poveraccio. Oh merda. Aspetta, ce l'ho. Ce l'ho. Però potrebbe essere forse troppo tardi. E invece no, e invece no. È perfetto. Non posso stare qui. Ce n'è un altro. Non me l'aspettavo. E te l'avevo detto. Te l'avevo detto che sono Iraq. Zitto. Donna, fa tanto il duro questo, ma poi è proprio un coglioncello, eh. Fa vedere così, no. Che forse la via migliore è questa. Però aspetta, forse risolviamo così. Ok. Di qua. Di qua. Di qua, su. Poi. Che affar serio che sei, veramente. Tutto il contrario. E di qua. All right. Acra. Il computer è di là. Ti devi muovere, bravo. Ma si gela qui, amico. Per forza, macchinari devono stare al fresco. Qui c'è roba di pregio. Ecco, avvicinati. Merda. Cosa? Tu resta lì. Sai che sta arrivando Iraq. Aspetta, non ancora. Torna lì. Che succede, Bebba? Aspetta, non è quello che sembra. A te cosa cazzo sembra? Perché a me sembra che stai cercando di fottere. Ma come cazzo no, sei entrato? Calmati. Bello che lui è incazzato, ma... Ti voglio bene. La capture facciale tipo è tranquillissimo. Qui, no.
no, 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 senti, non mentirmi! No. Non devi raccontarmi cazzate! No! Ripaghi la mia fiducia! Andiamo, amico! Lo ammazzano! Io non c'entro niente! È colpa sua! Che cazzo dici? È molto vicino! No! Non buttarmi di sotto! Non mollarmi! Addio, Tyrone! Andate! Trovate quello stronzo! A parte, grosso com'è, rimbalza, sicuro. Fuggi da via, Madonna, o... Oh. Proprio la caccia seria ha mandato, eh. Non aveva commesso errori. Irak ha ammazzato suo cugino. La colpa è mia? Cominciamo da te, eh? Per forza, doveva vedermi. Spero che basti. Non c'è problema, andiamo tempo al tempo. Adesso piano piano li facciamo fuori tutti, vaffanculo. Quell'altro si è schiantato da solo. Ho capito, ma se non mi dai il tempo di premere il quadrato sei proprio fanculo, eh. Cioè, mentre sto per premere me lo toglie. Forza, andiamo. Adesso gli vado addosso. Ok, fammi passare prima a me. Oh, così si fa. Cacciamo. Due veicoli fuori. Il veicolo è fattuto. Fuori un altro? Ale. Usciamo dal cerchio, usciamo dal cerchio, usciamo dal cerchio. Prima che arrivino loro. Mi sa che non ci si fa invece. O forse sì, o forse no. Forse riusciamo con quest'altra tubatura. Godo. Godo. Piazzare una cimice, ragazzi. Se ne va. Credo, penso e spero. Dimmi che hai novità. Il download era parziale, ma ho scoperto comunque qualcosa. Il suo computer è pieno di roba per ricattare chiunque. Senti come si chiamano le cartelle. Sex tape polizia. Corruzione capo Bloom. Falle del CTOS. Irak ha in mano l'arma più pericolosa di questa città. Infatti la polizia sta lontana. Probabilmente ha parlato con il capo. Riesci a vedere dentro le cartelle? No, ma ci provo. Ce n'è anche una sul Merlot. Merlot? Sì, eccola. Bastardo! Arrivo subito. Già incazzato Aiden. Comunque, piazzare una cimice. Parte 44 di Watch Dogs 1 è stata portata a termine, ragazzi. E andiamo avanti. Aspetta che c'è una chiamata. Aspetta. Sempre Damien. No, Tyrone. Questo coso funziona? Bedbug, sei vivo? Esci subito da lì. Sono fuori. Ho pensato che potevo aiutarti ad avere le tue risposte, sai, sulla tua famiglia. Il video che abbiamo visto. Irak mi ha fatto delle domande. Voleva scoprire che cosa ne so di Rose Washington. Rose Washington? Non so chi sia, ma è la tipa nel video. Irak dice che è morta. Ok, grazie. Mi servirà. Sì. Senti, io e te siamo pari, no? Siamo pari. Gran bel lavoro. Bravo. Ciao Tyrone, mi mancherai. Non è ancora spuntata la missione, però. Quindi c'è ancora da aspettare la chiamata. Oh, ci siamo. Hai fatto un bel casino a Rose Fremont. Dammi delle buone notizie. Irak può ricattare un sacco di gente, tutto nel suo computer. Chiunque, dai politici corrotti ai capi del CTOS. C'è anche roba sul Merlot. Lo sapevo, te l'avevo detto che era lì. Ma è criptato. Posso accedervi, ma il video trovato al Merlot? La donna si chiama Rose Washington. Rose Washington. Conosco quel nome. Non era del CTOS. Aiden, ottima scoperta. Ho seguito. Ora libera mia sorella. Siamo solo. Non ancora. Sapevo. È importante per qualcuno, tanto da spingerlo ad attaccare me e anche tuo nipote. Attento, Damien. Dai, so che vuoi arrivare fino in fondo tanto quanto me. Non era nei patti. Ma invece sì. Hai detto che è criptato, quindi non hai finito. No, non puoi farlo. Posso fare quello che voglio.
Ciao, sono io. Nikki, come stai? Sono stanca. Si prendono cura di me, credo. Ma ti prego, vieni a prendermi. Ok, c'è altra gente con te. Bene, è positivo. Sii pronta a tutto. Sto arrivando. Ho bisogno di vedere Jax. Lui come sta? È molto coraggioso. E gliene frega un cazzo a lui. Madre. Ma è testardo proprio come lo zio. Già, proprio così. Non accetta mai un no. Tempo scaduto. Ciao ciao. Bastardissimo. Vabbè ragazzi, ci vediamo per la parte 45. Aspetta. Il suo scopo è un altro. Ok. Una cosa alla volta. Mi servono gli altri ricatti di Irak. Solo così potrò trattare con Damien. Ok, ci vediamo alla parte 45.